Fa di nuovo piacere stare qua con i miei compagni italiani. In questi giorni preparativi del nostro congresso mondiale stiamo facendo tante riunioni con tanti paesi diversi, viaggiando nel mondo virtualmente. La settimana scorsa in Francia, la settimana prima in Brasile, ieri una discussione con compagni in India e oggi mi trovo in Italia. Magari fosse vero che mi trovassi in Italia, dopo si potrebbe andare a prendere veramente un buon caffè, invece me lo devo fare da solo. Tutto questo dovuto a questa pandemia che ancora c'è e ancora non si vede bene la fine. Ed è grazie a, non so come chiamarla sta variante, perché pare che chiamarla la variante indiana è politicamente scorretto. Modi si è lamentato di questo. Un compagno qua mi ha suggerito di chiamarla la variante Boris Modi, perché insieme hanno lavorato Modi per creare le condizioni che si sviluppasse e Boris le condizioni per cui arrivasse in Inghilterra. E in questo momento è la variante dominante, più del 90% dei casi in Inghilterra ormai sono la variante. Io ho visto ieri al TG italiano che il 16% dei casi in Italia sono la nuova variante, dunque non manca molto, anche a voi arriverà al 90% tra poco, preparatevi perché è così. Non riescono ancora a trovare un sistema per eliminare questo virus ed è dovuto alla politica di questa gente. Abbiamo i Boris Johnson, abbiamo i Modi, abbiamo il carissimo Bolsonaro in Brasile, col disastro che ha creato lì con più di 500.000 di morti. Prima ancora c'era Trump. Questo è un elemento della barbarie e della borghesia che noi viviamo nel XXI secolo. La pandemia continua, malgrado le vaccinazioni. Adesso in Inghilterra si stanno accelerando, hanno aperto centri dove vai lì senza appuntamento, i giovani, i diciottenni possono vaccinarsi. È una corsa, perché hanno capito che con due dosi c'è sufficiente protezione. Però c'è un problema. L'altro giorno ho letto un piccolo dettaglio. Adesso c'è un Delta Plus, cioè che è una variante della variante, che ci sono pochi casi, però io fino a ormai mi sono abituato, mi sono fatto il callo. Quando dicono ci sono pochi casi, sì, poche settimane, qualche mese, e quei pochi casi diventano dominanti. L'altro giorno un articolo qua in Inghilterra rivelava che circa 2 milioni di inglesi hanno avuto quello che chiamano, non so in italiano, il Covid lungo, long Covid, cioè che c'hai dei strascichi di settimane, almeno 12 settimane, alcuni ce l'hanno per un anno o di più, con seri problemi per la salute. E dunque vediamo come, malgrado tutte le parole, sembra di esserne fuori e poi ricomincia quello che sembra un incubo che non finisce mai. Adesso c'è la Merkel che vorrebbe imporre una quarantena dura per gli inglesi. È curioso vedere le divisioni su questo, perché i tedeschi non credo che ricevano molti turisti britannici, ma gli spagnoli, i greci, gli italiani e tanti altri ne ricevono tantissimi, milioni e milioni di turisti, e sono soldi che vengono persi, sono affari che vengono distrutti. Anche su queste qui si vedono le divisioni interne all'Europa. Questa pandemia sta avendo un impatto sulle coscienze delle masse nel mondo. È un elemento aggiuntivo alla crisi già esistente del sistema. Spiega anche il perché la TMI, la Tendenza Marxista Internazionale, la nostra
tendenza internazionale, sta crescendo come non si era mai visto. Non voglio esagerare, siamo ancora una piccola forza, ma relativa alle nostre forze c'è una crescita mai vista. L'anno scorso un rapido sviluppo della tendenza, non solo laddove abbiamo già le basi da anni, ma ci stiamo agganciando, ci stiamo collegando con simpatizzanti ed altri che si avvicinano a noi in tanti paesi dove prima non c'eravamo nulla, ma questa è la discussione di domani. Per dare un'idea dei due sviluppi, voglio solo, prima di entrare nel discorso più generale, due paesi. Uno l'Inghilterra, o la Gran Bretagna, diciamo, per essere più precisi. Una delle notizie più importanti di questo periodo, a parte la pandemia chiaramente, è quello che è successo in un sindacato inglese, britannico, ripeto. Non voglio insultare i scozzesi, i gallesi ed altri. Nel sindacato Unison, che ha 1.300.000 iscritti, un grande sindacato del settore pubblico, da 20 anni nelle mani della destra, della burocrazia di destra, che ha sempre frenato le lotte, ha sempre fatto accordi con la controparte, cioè, ha sempre cercato di calmare le acque piuttosto che dirigere le lotte. L'altra settimana un terremoto è avvenuto in quel sindacato, solo così quello è il termine per descrivere quello che è successo. La sinistra ha vinto con una maggioranza schiacciante. Dei 68 membri componenti dell'esecutivo nazionale, 41 posti sono andati alla sinistra del sindacato. Questo vuol dire che alla commissione esecutiva adesso c'è una solida maggioranza di sinistra. Questo è un colpo duro a Starmer, perché Unison è uno dei sindacati che fa parte del partito, legato al partito. Ti abbiamo perso. Adesso mi sentite? Adesso sì. Qua si era staccato, non so perché... ha fatto, si è riattaccato da solo. È un colpo duro contro Starmer, perché è un sindacato importante che ha un peso nel partito. Chiaramente non è una svolta a sinistra nel partito, però è una svolta a sinistra importante e uno dei sindacati più importanti. Come dicevo, Unison era un baluardo della destra, e adesso cambiano gli equilibri. Dopo la vittoria della sinistra nell'esecutivo, è stato eletto presidente del sindacato Holmes, il quale è sospeso dal sindacato. La destra l'aveva sospeso, ha potuto partecipare per i regolamenti interni del sindacato, ma la destra cercava di ostacolarlo, invece ha vinto. Il presidente ha dei grandi poteri in questo sindacato. Dunque è una svolta molto importante in un sindacato chiave in Inghilterra, ed è un segnale che sicuramente la borghesia l'avrà notato, la burocrazia del Partito Laburista l'ha notato, fa parte di una guerra in atto nel movimento sindacale, e questo succede nella Gran Bretagna. Faccio presente che molti iscritti a questo sindacato stanno nei servizi pubblici, nella sanità, eccetera. Hanno sofferto tantissimo in questa pandemia, arrivando proprio ai limiti fisici di quello che si può tollerare. E adesso però comincia a dare un'espressione a livello sindacale, e più avanti lo vedremo anche a livello politico, questo processo. Passiamo ad un altro paese, il Perù, molto diverso dalla Gran Bretagna, e vediamo questo fenomeno di Pedro Castillo, sindacalista, professore, che ha guidato delle lotte molto combattive in passato. Si presenta sotto il nome del partito Perù Libre, che si autodefinisce
marxista, leninista e mariateghista. E prende il 50,2%, creando una tensione in quel paese dove migliaia di contadini della milizia dei Ronderos marciano verso la capitale perché sentono la possibilità che la borghesia e la destra cerca di rubare il risultato alle masse. E questo risultato è il risultato delle tensioni sociali, degli scontri di classe e anche della pandemia. Perù è uno dei paesi che ha sofferto più di tanti altri le conseguenze di questa terribile pandemia che gira per il mondo. Cosa rappresenta quel voto? Rappresenta il desiderio, la voglia di un cambiamento radicale da parte delle masse. Il problema dove sta però? Nel programma di Castiglio, che al di là del parlare di marxismo, leninismo, eccetera, il programma di Castiglio è un programma di sviluppo capitalista nazionale, cioè trovare i modi per sviluppare l'economia peruviana su basi capitaliste. Questa è la debolezza della sinistra in generale. Chiamala come vuoi, Corbyn, Sanders, Mélenchon o chi che sia, tutti hanno un tratto simile, cioè al di là delle parole radicali su singole rivendicazioni, al di là di fatto che esprimono veramente un desiderio di cambiamento tra le masse, il programma di questa gente è un programma di riformare il capitalismo, di aggiustarlo un pochettino, di trovare una politica che funzioni meglio. Io lo dico sempre, se ci fosse una politica che funzionasse meglio, sarebbe la stessa borghesia ad applicarla. Se tu hai un miracoloso programma che ti porta allo sviluppo economico, la crescita economica, che vuol dire anche l'aumento dei profitti, che vuol dire lavoro, che vuol dire stabilità sociale e politica, penso che la borghesia lo adotterebbe. Il perché non lo adotta è dovuto al fatto che il sistema non funziona come pensano i riformisti. Io ho citato due paesi molto diversi, la Gran Bretagna e il Perù, per tanti motivi diversi, ma vediamo processi interni a questi paesi che riflettono una situazione internazionale, perché fenomeni come questo si vedono in tanti, tanti altri paesi. Io ho un compito di parlare della situazione mondiale nel 2021, in un'oretta di tempo. Se volessi parlare di tutto quello che sta succedendo, penso che ci vorrebbe una mezza giornata come minimo, se non un giorno intero. Dovrei fare un discorso al Fidel Castro, che parlava, 4 ore, 8 ore di continuo. Non è possibile ovviamente una cosa del genere, bisogna toccare i punti fondamentali, le linee fondamentali del processo, magari usando qualche paese qua e là per sottolineare certi processi, ma tutti i paesi sono toccati da questo, chi un po' di più, chi di meno, chi in maniera più drammatica, chi è sul cammino, ma tutti nella stessa direzione. Tutto il mondo è in subbuglio, la pandemia ha sconvolto il pianeta. C'è la crisi economica che già c'era prima e parlerò di questo tra un attimo. Vediamo guerre e guerre civili in diverse parti del mondo. C'è poi il cambio climatico che già c'era, è in atto e aveva provocato già tanti movimenti di massa, particolarmente dei giovani. Il mondo corre in effetti verso un disastro storico per l'umanità. E qui abbiamo la barbarie. Quando Marx, Engels, Lenin, tutti lo citavano, tutti lo usavano questo slogan, Rosa Luxemburg, socialismo barbarie. Queste sono le due alternative. Noi vediamo gli elementi della barbarie. Basta guardarsi in giro un po', basta accendere la TV, guardare il telegiornale, lo vediamo. Ma non è solo barbarie, vediamo anche l'altro elemento, gli elementi di rivoluzione, che sono l'altra parte di questa equazione, diciamo, il socialismo.
c'è il desiderio delle masse di cambiare il mondo, di cambiare la situazione in cui vivono. E questo sta provocando movimenti in tutto il mondo, radicalizzazione, come dicevo prima, e noi ci stiamo collegando a questa radicalizzazione e stiamo costruendo la tendenza marxista in queste condizioni. Basta pensare agli avvenimenti recenti in Birmania, Myanmar, il nome ufficiale che adesso ha. Io vorrei sottolineare quello che è successo in questo paese, perché là si vede quello che succede quando i marxisti rivoluzionari non sono pronti, non sono presenti con sufficienti forze, non c'è quello che noi definiamo il fattore soggettivo, cioè il partito capace di dare un'alternativa rivoluzionaria alle masse. Bisogna essere pronti prima degli avvenimenti, per quello se pensate qualche volta che non succede molto nel mio paese, considero una grande fortuna che non sta succedendo molto, perché vuol dire che ti sta dando il tempo per legare, per costruire, per formare quadri, per preparare le forze del marxismo, per costruirle e renderle più forti e più pronte ad intervenire in un processo rivoluzionario quando questo si svilupperà. In Myanmar stavamo discutendo la situazione, nessuno in realtà si aspettava un golpe, non quadrava con le necessità oggettive, purtroppo quadravano con i bisogni del capo dell'esercito del Myanmar, il quale voleva diventare presidente, ma non entro nei dettagli perché abbiamo scritto degli articoli, ma quello che vorrei sottolineare è che a febbraio e marzo in quel paese la situazione era pre-rivoluzionaria, se non addirittura rivoluzionaria, con le masse in piazza che sfidavano il potere, 700 persone di più uccise nelle strade di Myanmar, giovani, bambini, lavoratori, alcune zone bombardate dall'aeronautica, e le masse sono entrate in lotta, in piazza, scontri, gruppi di difesa, di autodifesa, scioperi generali, occupazione di luoghi di lavoro, le fabbriche occupate, banche bloccate dai lavoratori. Cioè le masse hanno fatto tutto quello che si poteva chiedere a loro. Nessuno può dire che non ci hanno provato, che non c'era lo spirito di lotta. C'era e come. Il problema chi era la guida? Tragicamente la borghesia liberale era alla testa di questo movimento e la sinistra debolissima. Non entro nella storia del Partito Comunista Birmano con tutte le sue teorie di le fasi eccetera eccetera e il fallimento della loro politica, ma il Myanmar è un avvertimento a quello che può succedere quando non ci sono le forze sufficienti per guidare la classe nella direzione di una rivoluzione. Passiamo a Israele, vediamo gli avvenimenti drammatici lì, circa 250 persone uccise. Se questa non è barbarie, io non so cos'è la barbarie. Con questa tecnologia che hanno, che possono far crollare un intero palazzo per punire il popolo di Gaza, continua la politica della destra zionista di letteralmente vogliono espellere i palestinesi. Uno di loro l'ha detto, i palestinesi ce l'hanno una patria, si chiama Giordania. È come dire, fuori anche dai territori della Cisgiordania. Questa è la loro intenzione, questa è l'estrema destra, chiaramente. La loro politica è quella di spezzettare i territori palestinesi, il muro già ha preso un pezzo di territorio palestinese, all'interno di Israele leggi speciali che riducono ancora di più il popolo arabo, i cittadini arabi dell'Israele a cittadini di secondo grado, anche a livello del vaccino. Mentre in Israele hanno fatto una campagna di massa e se ne vantavano, solo che ieri ho visto che i contagi in Israele crescono, che vuol dire che
puoi fare tutta la campagna che vuoi, ma contro questo virus, se non si fa una politica internazionale, globale, di vaccinazione di tutti i popoli, nessuno sta al sicuro. Altro che nazionalismo. Qua abbiamo il nazionalismo del vaccino, quando ci vorrebbe l'internazionalismo. Dopo l'incontro di G7, il caro Boris in Cornovaglia ha scoperto che, ha detto, bisognerebbe vaccinare tutto il mondo. Io lo ascoltavo e dicevo, bravo, bravo, con più di un anno di ritardo stai dicendo quello che noi marxisti abbiamo detto sin dall'inizio, che questo è un problema mondiale e ci vuole una cooperazione e un piano internazionale per combattere questa pandemia. Il capitalismo non è in grado di fare questo. E chiaramente in Israele c'è anche la crisi economica che sta peggiorando la situazione. Quello che è però interessante in Israele, non ho tempo di sviluppare questi punti, particolarmente tra i giovani, il rifiuto della direzione di Fatah. L'altro giorno c'è stata una manifestazione in cui gli hanno detto praticamente fai le valigie e vattene, queste erano le parole dei giovani palestinesi, e in Gaza anche contro Hamas, anche se Hamas temporaneamente ha, diciamo, riempito un vuoto presentandosi come difensori, ma sappiamo tutto quello che hanno fatto in passato. Quello che è particolarmente interessante è lo sciopero generale palestinese, e ancora più da sottolineare è che Netanyahu è riuscito a unire i vari settori, i vari pezzi, diciamo, del popolo palestinese. I palestinesi di Gaza, ovviamente, i palestinesi della Cisgiordania, ma particolarmente i palestinesi o i, diciamo, i cittadini israeliani arabi dentro Israele, con una partecipazione massiccia allo sciopero generale. E questo è uno sviluppo importante, che l'inizio di utilizzo di metodi proletari, diciamo, metodi operai, di lavoratori per combattere. E questo è uno sviluppo significativo, e anche questo fa parte del processo mondiale di cui parlavo. Alla fine la soluzione del problema in Israele-Palestina si trova nella rivoluzione araba di tutta la zona. Se vogliamo immaginarci la vera soluzione di questo problema, torniamo al 2011 e ricordiamoci quel movimento meraviglioso che cominciò in Tunisia. Purtroppo, ancora una volta nella storia, un movimento pieno di potenziale rivoluzionario, cos'altro potevi chiedere alle masse tunisine, alle masse egiziane? Ma erano senza guida, senza partito. Chi può negare che in Tunisia nel 2011 la classe operaia, i lavoratori avrebbero potuto prendere il potere? Immaginate questo scenario: la classe operaia tunisina prende il potere, la rivoluzione tunisina si allarga all'Egitto, come avvenne, ma su basi proletarie rivoluzionarie, cioè marxiste. La classe operaia egiziana prende il potere, costruisce la Repubblica Socialista Egiziana. Metà della popolazione araba vive dentro le frontiere dell'Egitto. La rivoluzione socialista tunisina, la rivoluzione socialista egiziana, avrebbe significato che la Libia adesso non starebbe nel casino in cui si trova, in questa barbarie creata dalla borghesia internazionale. La Libia avrebbe seguito l'esempio della Tunisia e dell'Egitto. Siria non ci sarebbero tutti questi rifugiati, 600.000 di più morti, la barbarie totale in quel paese e tutto quello che è legato ad esso. Ma sarebbe stata una rivoluzione contro il regime e avrebbero preso i poteri i lavoratori. Questo significava l'allargarsi di una rivoluzione socialista da un paese all'altro. Elementi di questo l'abbiamo visto. Tunisia, Egitto, poi i movimenti in Giordania e in altri paesi. Ma non sono arrivati alla conclusione giusta. In queste condizioni cosa farebbe un Egitto rivoluzionario? Un Egitto rivoluzionario armerebbe i palestinesi. Intanto aprirebbe la frontiera fra Egitto e Gaza, non bloccherebbe, non parteciperebbe all'oppressione dei palestinesi, armerebbe i palestinesi. Una Giordania socialista aiuterebbe i palestinesi. Sarebbe possibile un movimento internazionale rivoluzionario dei popoli arabi
E questo sarebbe la soluzione del problema Israele-Palestina, non per andare contro gli ebrei. Non si tratta di dire certe cose che dicono certi elementi. C'è un popolo ebraico che ha il diritto di abitare in questa regione, ma sarebbe un movimento per una federazione socialista in cui tutti i popoli avrebbero il diritto di vivere. E non è utopia questo, perché il 2011 ci ha dato un'idea di quello che sarebbe stato possibile. Tutto questo di cui sto parlando adesso fa parte di un processo internazionale. E le prospettive da un punto di vista marxista non sono non puoi prevedere con esattezza ogni dettaglio di quello che succederà, ma un'idea generale uno se la può costruire in base ad un'analisi dell'economia, delle contraddizioni di ogni zona, ogni regione, ogni paese, le contraddizioni di classe che esistono in ogni paese, la concorrenza a livello internazionale tra i vari blocchi, e cercare di capire quali sono le prospettive più generali che dentro al quale poi puoi capire quello che succede nei singoli paesi, perché non si può capire nulla di un singolo paese se ti limiti a guardare solo i dati di quel paese. L'Italia non si può capire se non nel contesto dell'Europa e del mondo, lo stesso la Gran Bretagna ed altri paesi. Le prospettive per noi sono un'ipotesi che si avvicina alla realtà. Chiaramente, man mano che gli avvenimenti si concretizzano, uno rende sempre più precisa la prospettiva. Ma che la prospettiva sia quella di crescente lotta di classe, credo che nessuno possa avere dubbi su questo. Guardate l'India. Quanti scioperi generali ci sono stati? L'anno scorso, 250 milioni di lavoratori in uno sciopero generale, lo sciopero generale più grande di tutta la storia. Parallelo a questo, abbiamo questo meraviglioso movimento degli agricoltori e dei contadini. Fuori la capitale, Delhi, in un certo momento c'era una fila di trattori lunga 100 chilometri. Avete visto che combattività hanno espresso? Un partito rivoluzionario alla testa della classe operaia in India potrebbe unire i lavoratori e i contadini e mettere fine a questo incubo che vivono le masse indiane. Invece abbiamo i partiti comunisti storici in una crisi senza precedenti, un crollo elettorale, dovuto a che? Dovuto alla loro teoria. Loro si sono basati sulla teoria delle fasi. E stiamo sempre nella fase della rivoluzione democratica. Io non so quante volte bisogna farla la rivoluzione democratica, sinceramente, prima di arrivare alla seconda fase. Perché ogni volta che la classe si alza, questi tirano fuori la fase democratica. A me mi risulta che l'India è già un paese capitalista, non c'è bisogno di una rivoluzione borghese democratica in India. Quello di cui c'è bisogno è la classe operaia al potere e la pianificazione dell'economia. Se non si propone quello, finisce come il grande partito comunista marxista, si chiamava, del Bengal, che ha gestito per decenni quello Stato, ed è grazie a quello che è crollato a livello elettorale, perché ha fatto una politica di gestione del sistema e più volte ha frenato le lotte. La ragione per cui la sinistra è in crisi non è perché la classe operaia non esiste più, come i postmodernisti credono. A proposito del postmodernismo, l'idealismo dal punto di vista filosofico, cioè che tutto quello che esiste esiste grazie al pensiero e non perché esiste oggettivamente al di fuori di noi, e oggi va di moda cambiare le parole. Tu prendi una sedia e dici che non è più una sedia, dici è un tavolo, ed è un tavolo perché io l'ho detto che è un tavolo. Dopodiché tutti ci sederemo su questa sedia, alquanto strana, perché in realtà rimane una sedia. I postmodernisti credono che dichiari una cosa ed è vera. Forse per questo che dicono la classe operaia non esiste. Perché dicendolo, magicamente sparisce. Spariscono 400 milioni di metalmeccanici e 3 miliardi di lavoratori del mondo.
La classe operaia in realtà esiste come? E non è mai stata così forte in tutta la sua storia. Ma possono dire quello che vogliono i vari riformisti, i vari elementi di sinistra, tutti questi piccoli borghesi seduti negli alberghi, nelle conferenze degli alberghi a fare chiacchiere, parole, parlano, ma non parlano della realtà concreta, di come è fatto il mondo davvero, non parlano della realtà dei lavoratori. Io mi ricordo una volta in Nigeria, un Hong che faceva discussione sulla condizione femminile, la condizione della donna. Sai dove facevano le loro conferenze? Immaginati, in Nigeria, all'Hotel Hilton di Lagos. Io dico, però, se vai all'Hotel Hilton troverai tutte le masse proletarie della Nigeria, le donne proletarie, le donne contadine. Vanno lì regolarmente a cercare di risolvere i loro problemi. Loro vivono in questo mondo che è irreale, fuori dalla realtà, dalla massa proletaria, delle donne che lavorano, dei giovani che lavorano, dei disoccupati. Vivono in questa realtà una fantasia, un mondo immaginario, un mondo che hanno inventato loro. Lì sì, è puro idealismo, perché quel mondo in realtà non esiste. Quello che esiste è un sistema economico sociale che è entrato direi nella crisi più profonda di tutta la sua storia. Io nel preparare questa relazione, prima di prepararla, mi sono guardato tutte le mie vecchie, perché c'ho questa abitudine, c'ho mucchi di relazioni vecchie messe da parte, perché c'è sempre qualcosa che puoi usare, e ho detto, per dare un'occhiata a come era anche un po' prima della pandemia, perché si parla molto, no, della crisi dovuta alla pandemia, eccetera. La pandemia non ha provocato questa crisi. Se vi ricordate le discussioni che si facevano prima diciamo del febbraio del 20, più o meno, quel periodo lì, di cosa stavamo discutendo? Stavamo discutendo di crescita economica, stavamo discutendo di boom economico, stavamo discutendo di pace sociale, di ricordiamoci di cosa si discuteva. Si discuteva di un sistema che andava sempre più verso la crisi, un rallentamento economico. Tutti i dati, io mi sono tirato fuori The Economist, per esempio, del 2016, un dibattito tra esperti borghesi sulla questione di globalizzazione sì o no. Chiaramente loro spingevano per mantenere la globalizzazione, cioè i mercati aperti, ma discutevano del fatto che c'era la tendenza verso il protezionismo in tutto il mondo, tutti i paesi che cercavano di proteggere il proprio mercato, e questo poi è alla base anche dello scontro tra i blocchi, scontro tra gli Stati Uniti e Cina, tensioni anche tra gli Stati Uniti ed Europa. Si parlava di un sistema che, come dicevo, in crisi, i dati per esempio sulla produttività, 20 anni di calo continuo della crescita della produttività dell'industria, dovuto a che cosa? Non c'erano gli investimenti sufficienti per aumentare la produttività, perché la produttività si aumenta in due modi: o massacrando la classe operaia, con pressioni enormi su posti di lavoro, e questo è un dato di fatto. Io mi diverto quando vado in giro per i vari paesi a dire, compagni, sono appena arrivato nel vostro paese, però vi dico quello che sta succedendo nel vostro paese, voi mi dite se ho indovinato. E comincio a dire, privatizzazioni, tagli alle pensioni, nei posti di lavoro aumentano gli orari, pressioni sul lavoro, tensioni, cioè, descrivo tutto, e ogni paese che visita, tutti i compagni li vedi con la testa, che fanno così con la testa e ridono. Perché è così, ovunque c'è questo. Ma non è sufficiente per aumentare la produttività, semplicemente c'è un limite fisico a quello che puoi fare a un lavoratore. La chiave sta negli investimenti nella tecnologia. Chiaramente i paesi che hanno più investito, per esempio Cina e Germania, sono i concorrenti più forti del mondo per questo motivo. Ma in generale c'è una tendenza al calo della produttività. Perché? Perché investire in capacità produttive quando il mercato non tira, anzi si riduce in tante parti del mondo.
Questo era un elemento presente. La crisi del commercio mondiale, quello pure era in calo, in forte calo. Questo era un elemento che preoccupava la borghesia seria. Il Fondo Monetario Internazionale, qua c'è un documento del 2017 che parlava proprio di questo problema del basso tasso di crescita della produttività, però sottolineava un altro elemento, la crescita della disuguaglianza nei redditi, cioè praticamente la crescita della polarizzazione della ricchezza, la concentrazione di ricchezza nelle mani di pochi e la crescente povertà all'altro estremo. Parlava di un periodo di 30 anni in cui avveniva questo. E qui un altro problema che trattavano, che era la crescita del debito. Vi ricordate come si parlava sempre di questo debito che cresceva ovunque? Ed era una conseguenza chiaramente la crisi, perché il tentare di stimolare l'economia col credito, che funziona pure per un periodo, ha la conseguenza di gonfiare il debito, tutti i debiti, debito pubblico, debito delle aziende, debito delle famiglie, che per un periodo può anche crea potere d'acquisto, però crea anche debito che prima o poi va pagato. Questi erano gli articoli e le discussioni che anche facevamo noi, le previsioni. Noi stavamo prevedendo un sistema che stava per entrare in una crisi profonda. Poi arriva la pandemia, che aggrava la situazione, ovviamente. Cercano di usarla, chiaramente, per dire questa è la causa. Non è la causa della crisi, questa è una crisi del capitalismo che era in arrivo. La pandemia l'ha aggravato, questo è chiaro, ma non è la causa. La pandemia ha avuto diversi effetti. Da una parte ha creato dei movimenti, tipo il movimento che abbiamo visto in Italia, molto interessante. Scioperi in alcuni settori, però in generale in molti paesi in un secondo momento ha avuto l'effetto di freno, perché letteralmente i lavoratori, paura, c'era un momento, mi ricordo, una gran paura di andare al posto di lavoro e beccarsi sto virus e rischiare la morte, questo era quello che si vedeva, ma il fatto che non si vedevano necessariamente delle lotte concrete, anche se ci sono state lotte molto importanti, Black Lives Matter negli Stati Uniti ed altri esempi, non vuol dire che non succedeva nulla. Era in atto un processo di cambiamento delle coscienze delle masse. Questo è evidentissimo. Si sta accumulando una rabbia, perché se la polarizzazione economica e sociale di cui parlavo prima già era agli estremi, la pandemia l'ha accelerato. Durante la pandemia abbiamo visto i miliardari diventare ancora più ricchi, però la parte più debole della società diventare ancora più povera e ha aggravato ancora di più processi già in atto. Questo sta provocando un fortissimo senso di ingiustizia nella popolazione. Io ho un articolo dell'Economist, qui da qualche parte nei miei appunti, non lo trovo adesso, ma analizzavano la borghesia, fa queste cose un po' come i marxisti, guardano la storia e cercano di trarre delle lezioni, e analizzavano le varie pandemie nella storia e l'effetto che aveva, e dice quello che hanno notato è che le pandemie tendono a provocare un senso di ingiustizia sociale tra le masse, sottolinea chi soffre e chi no, chi paga le conseguenze. Addirittura guardavano, che ne so, la Francia del 1830 e una malattia che colpì Parigi, e l'effetto che questo ha avuto porta le masse a dire basta, non ce la facciamo più con questa gente qua, con questi ricchi. Loro andavano nelle ville in campagna a evitare la malattia. I poveri nelle zone povere di Parigi che morivano con i morti accumulati davanti alle porte tutti i giorni. Questo toglie tutta la stabilità politica o sociale che la borghesia vorrebbe. Questo spiega un altro elemento. Si rendono conto
del potenziale di rivoluzione. Non pensate che la borghesia sia ignara, è pienamente cosciente del potenziale rivoluzionario, mentre i loro professori, che loro pagano bene per raccontare chiacchiere sul fatto che la classe operaia non esiste, che è il postmodernismo, tutte queste belle cose che si discutono nell'università, e per fortuna io non sto all'università, non so come sopravviverei in un ambiente del genere, specialmente scienze politiche, sociologie, non so cos'altro, dove abbiamo questi professori che non so come fanno a dirle queste cose senza un minimo di imbarazzo. La borghesia seria guarda la realtà concreta. Quando questi dicono che una classe operaia non esiste, loro sanno che i loro profitti vengono proprio dal fatto che c'è una classe operaia e che è da lì che il plusvalore produce il loro profitto. Ma è anche cosciente di una cosa: se tu alla classe operaia del mondo non gli dai un minimo di decenza, cioè un salario che gli permette di mangiare, di dare da mangiare ai figli, di pagare l'affitto, di pagare il mutuo, stai seduto su una bomba che prima o poi esploderà. Io mi ricordo in Italia i primi tempi del primo lockdown, queste scene ai supermercati, specialmente nel sud, gente disperata che non ce la faceva più. Non è che hanno dato chissà che, però subito hanno sganciato dei soldi e l'hanno fatto a livello internazionale. E fino al punto che negli Stati Uniti vediamo questo piano di miliardi di dollari, trilioni di dollari, stanno comprandosi o tentando di comprare la pace sociale. Noi prima di questa pandemia parlavamo degli equilibri e dicevamo che per ottenere l'equilibrio economico stavano provocando un disequilibrio, diciamo, politico-sociale. Cioè, perché tu per far quadrare i conti economici bisognava schiacciare la classe operaia, e questo provocava un'instabilità politica. Si vedeva il fenomeno Movimento 5 Stelle, per quello che sia adesso, è un'espressione di questa instabilità. In Francia abbiamo visto questi spostamenti elettorali, in tanti altri paesi, il risultato in Perù anche è un ultimo esempio di questo, ma vediamo questi spostamenti elettorali, questa instabilità, che era, cosa rifletteva? Rispecchiava il desiderio di cambiamento. In una situazione dove non c'è una vera alternativa per la classe la cercava dove sembrava. Io mi ricordo quando il Movimento 5 Stelle era il partito per cui votavano gli operai in Italia. Vorrei andare a parlare con questi operai oggi e vedere cosa pensano. Immagino che parole userebbero. Oggi stanno cercando di mantenere una stabilità sociale, cioè dare un minimo al popolo, disperatamente cercando di calmare la situazione, però come prima tu cerchi di creare questo equilibrio e provochi un problema a livello economico, perché per mantenere questa stabilità sociale e di conseguenza un disperato bisogno di stabilità politica, stai gonfiando il debito alle stelle, stai portando a una situazione dove il debito arriverà a un punto che prima o poi qualcuno dovrà pagare. Qualcuno dovrà pagare prima o poi. In questo momento la politica della borghesia è spendere, perché si guardano dietro e dicono: mazza, le masse stanno lì, arrabbiate, pronte a fare qualcosa, e sanno che il loro sistema è a rischio. Dunque spendono. Però là sta producendo già un fenomeno nuovo, la tendenza per esempio all'inflazione. In più paesi c'è una crescita. E prima o poi questo fenomeno dovrà affermarsi, diciamo, perché non puoi stampare e senza avere delle conseguenze. E c'è un problema per la borghesia anche su questo. L'inflazione storicamente, la mia lettura per esempio dei vari periodi di storia italiana, quando c'era un'inflazione alta c'era anche la lotta di classe. Anni 40, in Italia hanno dato la scala mobile negli anni 40 per un motivo. Perché senza scala mobile sarebbero stati scioperi continui.
per calmare la situazione gli diamo un aumento automatico degli stipendi, minimo, per cercare di calmare. Negli anni 70, scioperi, sciopero, rincorrevano l'inflazione. E questo abbiamo visto tante volte. E questo è un elemento che si sta sviluppando e di cui dovremmo almeno tenere un occhio su questo fenomeno. Ma prima o poi qualcuno dovrà pagare questo debito. Io c'ho quel bellissimo libro di Kropotkin sulla storia della rivoluzione francese, che è la parte che spiega i 10-15 anni prima della rivoluzione, sono interessanti, perché la spiega che il problema dei problemi era chi doveva pagare il debito. E lo dice. Il re chiaramente no, l'aristocrazia feudale non voleva pagare, i preti, i vescovi non volevano pagare, e chi doveva pagare? Quello che sta più in basso, il popolo, i contadini e diciamo l'inizio di un proletariato nelle città. Abbiamo visto come è finito quella discussione su chi doveva pagare, e il re se l'è passata abbastanza male in quella situazione. Non è a caso che in Francia durante il movimento dei gilet gialli qualcuno ha portato in piazza la ghigliottina per dire ci vuole questo. Il popolo francese ha una bella tradizione e la rivoluzione francese ha lasciato qualcosa nella coscienza delle masse francesi. Quando c'è un grosso problema c'è anche una grossa soluzione, si chiama rivoluzione. E questo è il processo in atto a livello mondiale. A fianco a questo abbiamo gli scontri tra i blocchi, abbiamo lo scontro Stati Uniti-Cina, che è un classico scontro tra una potenza in calo, anche se rimane sempre la prima potenza di gran lunga, sia a livello di PIL che particolarmente a livello di forza militare, e una potenza crescente come la Cina, che cerca di conquistare spazi nel mercato mondiale. Questo porta a scontri, scontri regionali, e non è soltanto chiaramente fra Stati Uniti e Cina, c'è l'Europa in mezzo, c'è la Russia che c'ha la sua parte. Questo declino relativo degli Stati Uniti vuol dire che il poliziotto numero uno, il grande poliziotto, non ha la forza per imporsi ovunque, e dunque più instabilità nelle varie zone del mondo. Questo si vede nel Medio Oriente, si vede in altre zone. E la tendenza verso il protezionismo c'è tra i blocchi, c'è il tentativo degli Stati Uniti di recuperare un po' l'Europa. Trump aveva una politica di dire do calci ai denti agli europei. Biden rappresenta quella parte della borghesia americana che dice no, nello scontro con la Cina abbiamo bisogno di gli europei al nostro fianco. Il problema è che c'è un'Europa che è divisa al suo interno, perché per i diversi livelli di sviluppo dei vari paesi, una Grecia, un'Italia, una Spagna non sono la Germania o l'Olanda o la Finlandia. E il fenomeno Brexit, di cui abbiamo già discusso diverse volte, è solo un sintomo di queste tensioni, in cui l'Inghilterra, una potenza nel contesto europeo, si stacca pensando di trovare soluzioni a livello nazionale. Queste tendenze ci sono tutti elementi della crisi internazionale del sistema capitalista, che sta portando a un cambiamento nelle coscienze delle masse. Questo si tocca con mano e noi lo tocchiamo particolarmente tra i giovani. Io personalmente non ho mai visto in più di 40 anni di attività politica un periodo come questo, una facilità a spiegare le nostre idee, una facilità a legare, particolarmente con questi giovani che cercano risposte, vogliono sapere ma perché succede tutto questo. E là sta la nostra forza come marxisti, la capacità di analizzare sia l'oggi che ieri, cioè sia la storia di come siamo arrivati a questa situazione, il perché, una conoscenza della storia che ti porta a far capire come le crisi si sviluppano, come la classe operaia
prende coscienza, come entra in lotta, il ruolo della direzione, ma il marxismo non si limita ad analizzare il passato ed il presente. Usa la dialettica per vedere anche gli elementi che abbiamo finora, cosa ci permettono di dire del domani, cioè cosa succederà, cosa molto più probabilmente succederà nel prossimo periodo. Le tensioni tra i blocchi aumenteranno, a breve termine ci sarà una ripresa economica. Noi marxisti non stiamo a parlare sempre di crisi permanente. Il capitalismo è un sistema che ha i cicli di crescita e di recessione. Ed è evidente, negli Stati Uniti già si tocca, in Cina c'è stata già una ripresa. Man mano che prima o poi questa pandemia non sarà, anche la pandemia non è permanente, non esistono pandemie permanenti, prima o poi le condizioni si torneranno un po' più, diciamo, verso la normalità. C'è lo stimolo economico dello Stato, c'è anche un altro fenomeno. Una parte delle famiglie sono cadute nella povertà estrema, altre hanno dei risparmi accumulati. Non si poteva andare al ristorante, non si poteva andare al bar, non si potevano fare le ferie. E si vede in Inghilterra, ieri o l'altro ieri, hanno dichiarato Malta paese verde per il loro sistema. Subito, le prenotazioni dei voli per Malta. Hanno dichiarato Ibiza e Maiorca zone verdi. Di nuovo, voli per andare lì. Questo qui chiaramente avrà un effetto di stimolo, ma non risolverà le contraddizioni fondamentali. Un articolo dell'Economist che avevo qua lo dice chiaro, dice ci sarà una ripresa, ma sarà temporanea e dopo torneremo a quello che c'era prima, cioè torneremo al 19, diciamo, e a parlare della prospettiva di una crisi economica, con gli elementi aggravanti di un sistema che, mentre prima la politica era di cercare di ridurre il debito, l'hanno gonfiato, come ho detto prima, e questo si aggiunge alla crisi, più gli effetti dell'inflazione, cioè una situazione ancora più critica, ancora più seria, che prepara una crisi generale del sistema, e insieme a questo la lotta di classe. Quello che abbiamo visto in Myanmar è solo un assaggio di quello di cui è capace la classe lavoratrice. Quello che vediamo in Perù, quello che abbiamo visto in Colombia, il movimento in America. Pensate questo, compagni, voi siete italiani, io mi ricordo in Italia, quando si parlava dell'americanizzazione. L'americanizzazione, quando ero giovane io, significava spostamento a destra, reazione, rischio, addirittura rischio di un golpe militare. Si diceva che se tu provi a fare la rivoluzione arrivano gli americani. 40 anni dopo, magari ci fosse l'americanizzazione in tutti i paesi oggi, cioè milioni e milioni di persone che scendono in piazza, le masse che bruciano, no? La caserma della polizia a Minneapolis, e nei sondaggi il 54% degli americani si dice che è giustificato bruciare la caserma dei carabinieri, diciamo, a Minneapolis. Una radicalizzazione generalizzata negli Stati Uniti. E in Italia cosa abbiamo? In Italia abbiamo il Partito Democratico. Io penso, l'ho detto anche un'altra volta quando sono in Italia, mi ricordo, credo che era Avanzi, c'era quel personaggio che stava che era entrato in coma e si svegliava dopo 20 anni, non so, lotta continua non c'era più, erano gli anni 80-90 così. Io mi immagino se si svegliasse oggi, gli dicono il Partito Democratico, dice, sta parlando degli Stati Uniti, no, sta parlando dell'Italia, si chiederebbe ma che cosa è successo qua. Americanizzazione vuol dire crisi economica e lotta di classe. E questo è il ribaltamento, le cose che si trasformano nel proprio contrario. E questo è quello che abbiamo visto oggi. Davanti a noi abbiamo crisi economica, lotta di classe, che avrà un impatto sulle organizzazioni tradizionali di massa, in particolare i sindacati. L'esempio che ho dato dell'Inghilterra di Unison dovrebbe servire
a sottolineare. Io mi ricordo quando si dicevano qua, tutti gli attivisti di sinistra, ah, io ne sono terribile, un baluardo alla destra, era vista proprio, cioè era impossibile sbloccare quella situazione. Si è sbloccata. L'effetto c'è stato e c'è un cambiamento. C'è un'opposizione nella CGT in Francia, in altri paesi si sente. Siamo all'inizio di un processo che porterà a queste trasformazioni interne, che porterà a uno scontro chiaramente fra l'apparato burocratico e i lavoratori, e questo crea una situazione in cui i marxisti possono intervenire e legare con questo processo. Io mi ricordo quando parlare di marxismo, mi ricordo una volta i miei ex compagni di scuola organizzarono un raduno, un incontro, ma 15 anni fa, e mi chiesero cosa facevo, tutti sbalorditi che facevo esattamente la stessa cosa che facevo quando ero a scuola con loro. Ti guardano come dire, ma che strano questo qui. Poi gli spiegavo le prospettive economiche, mi guardavano e mi dicevano, ma tu davvero pensi che ci sarà una crisi? Come dire, ma di che sta parlando? Sei proprio rimasto, proprio quello degli anni 70, cioè vecchio, ormai rimbambito. Ho avuto il piacere di incontrarlo al bar qualche anno dopo e mi sono presentato con un bel sorrisone, perché loro tutti lavoravano alla City, tutti in giacca e cravatta, tutti avevano avuto successo con la loro carriera, mentre io, no? Penso di aver avuto successo anch'io nella mia carriera, posso dire, ho scelto un'altra strada, ma non ridevano più, perché il loro sistema a cui loro credevano era in crisi profonda, e questo era prima della pandemia. Oggi noi abbiamo le idee che leggono con la realtà, non è più necessario spiegare le prospettive di socialismo o barbarie. La barbarie, i giovani la toccano con mano, la vedono a livello di economico, ma anche la questione del clima, ma tutto, si chiedono che futuro abbiamo noi in questo sistema. Questa è una situazione fatta per i marxisti. Intervenire, spiegare il perché, ma non solo il perché succede, spiegare quello che si può fare per risolvere questa situazione. E quello che si può fare è chiaramente l'esproprio della borghesia a livello internazionale. Questo vuol dire rivoluzioni in un paese dopo l'altro. Questo vuol dire trasformare il potenziale di rivoluzione in un paese come Myanmar in una vera e propria rivoluzione e prendere in mano i mezzi di produzione. Vuol dire vedere negli Stati Uniti il movimento che nasce con Black Lives Matter, ma anche tutti gli scioperi che abbiamo visto in passato, i professori, da altri settori, lo sciopero Amazon negli Stati Uniti, sono segnali di una crescente onda di lotta di classe. Questa volta la storia ci dice che noi marxisti dobbiamo essere pronti. La realtà è questa, diciamocelo onestamente, ancora non siamo pronti. Siamo pronti a livello di programma, siamo pronti a livello di idee, di metodi, di orientamento. Questo sì, ma non basta. Queste idee devono diventare una forza di massa, e questo vuol dire che dobbiamo costruirla, sta tendenza. Il lavoro di propagandare le idee, di aggregare, avvicinare nuovi elementi, particolarmente tra i giovani, è un compito urgente, perché le prospettive non ci aspettano. Noi possiamo analizzare, prevedere degli sviluppi, ma non è che dicono, ah, aspetta un attimo, i marxisti non sono pronti, ci fermiamo un attimo e facciamo 10-20 anni di pace sociale mentre loro costruiscono la loro forza. No, la lotta di classe scoppia quando è pronta a scoppiare, anche quando non te l'aspetti, può scoppiarti sotto al naso, e devi essere pronto prima. Per questo bisogna costruire e formare dei quadri che sappiano intervenire, che hanno gli strumenti per intervenire nelle fabbriche, nelle scuole, nei quartieri, e dare il programma del marxismo alle masse e costruire insieme una forza per mettere fine a questo sistema. Noi siamo una piccola tendenza, non ci vantiamo di essere il partito di massa, non lo siamo per niente, ma crediamo di avere le idee con le quali si possa costruire quella forza, e a livello pratico lo stiamo anche dimostrando in un paese dopo l'altro. Tocca a noi, tocca a voi, insieme a tutti quei lavoratori giovani che stanno cercando un'alternativa, formare questo
punto di riferimento per la classe lavoratrice e prepararci a partecipare in un movimento internazionale per la trasformazione socialista di questa società. O questo, o l'altra alternativa è inimmaginabile, compagni. Se volete sapere, guardate un po' Myanmar e vi dà un piccolo assaggio di quello che può succedere. Se non vogliamo quello, lavoriamo per costruire le forze del marxismo.